prima però iscriviti al canale e attiva la campanella. Vediamo come affrontare, come riconoscere e trattare una persona falsa, come riconoscere e trattare i falsi amici. Per prima cosa iscriviti al canale, ma attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi anche sul nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco, canale di cui ti ho postato il link qua sotto, quindi vatti a iscrivere. Ovviamente metti un like e così facciamo girare il video e lo condividiamo con gli amici, perché è importante imparare a difendersi. Intanto salutiamo Gina De Cassan. Importante riconoscere e difendersi dai falsi amici, che sono come delle serpi in seno. Sono delle persone che sembrano amici, magari, però poi in realtà sono invidiosi, poi sparlano di te, parlano male di te, gettano fango. Un saluto a Green Apple, benvenuta anche la nostra Green Apple. Gettano fango, gettano immondizia, e quindi dobbiamo imparare a riconoscere assolutamente quelli che sono i falsi amici. E per liberarsi dei falsi amici è importante essere in grado di identificarli e prendere le misure appropriate. Diciamo che in realtà i falsi amici chi sono? Sono delle persone che apparentemente si comportano come amici, ma in realtà poi non hanno a cuore i tuoi interessi fondamentalmente. Quindi dicono delle cose, fanno delle cose che in qualche modo ti possono nuocere o che in qualche modo ti vogliono nuocere. E spesso i falsi amici sono motivati dall'invidia, ma ci sono diverse motivazioni. Però l'invidia, diciamo che è una delle motivazioni prevalenti, diciamo, che muove i falsi amici. Quindi identifica attentamente, osserva attentamente il comportamento delle persone e valuta se questo comportamento è buono e giusto nei tuoi confronti, se si interessano veramente a te, o se invece poi sotto sotto, nonostante magari tu gli abbia dimostrato più volte amicizia, gli abbia dimostrato più volte disponibilità. Oh, un saluto a Isaura Borghi, salutiamo anche Giorgio, nonostante tu gli abbia dimostrato magari più volte disponibilità, gli abbia dimostrato più volte attenzione nei loro confronti, magari li hai anche aiutati. Ecco che i falsi amici invece cercano, mentre ti guardano negli occhi, tra virgolette, ti affondano un coltello nella schiena, cioè iniziano a diffondere, a parlare, magari col tuoi stessi amici, perché poi la cosa interessante è che i falsi amici parlano male di te magari a persone che hanno conosciuto tramite te, parlano male di te a persone che tu magari stesso in qualche modo gli hai presentato e gli hai fatto conoscere. Quindi questa è ancora la doppia falsità, diciamo, dei falsi amici. Insomma, è quello che non soltanto, come dire, diffondono delle notizie talvolta false e tendenziose, o comunque, diciamo, improprie, le diffondono tra il tuo stesso, tra virgolette, pubblico, tra i tuoi stessi amici. E quindi questo è un punto importante, no? Quindi è importante imparare a riconoscere questa tipologia di persone. Non è mai troppo tardi, diciamo. Non è mai troppo tardi, e l'unica cosa da fare non è neanche tanto entrare in contrasto con queste persone, perché tanto entrare in contrasto è come dire, sarebbe come dare le perle ai porci. Se una persona arriva a fare delle cose, arriva a comportarsi in un certo modo, non c'è pericolo che possa capire, è inutile stare a spiegare. E qua era molto bravo, è stato molto bravo. Oh, un saluto a Betty Cottage, un saluto a Betty Cottage. È stato molto bravo Virgilio, che a Dante, diciamo, disse: non ti curar di loro, ma guarda e passa.
E questo è il punto fondamentale, no? Perché il falsamico diffonde appunto notizie, diffonde falsità, diffonde menzogna e si rivolge, tra virgolette, a un pubblico che magari a amici tuoi, a un pubblico che tu stesso gli hai permesso di conoscere, gli hai permesso di entrare in contatto. Questa è la vera vigliaccheria fondamentalmente di basso livello, di bassa lega del falsamico, e quindi basta lasciarli andare, lasciarli perdere e toglierseli dai coglioni. E quindi poi un'altra cosa fondamentale è diffida anche delle persone che poi continuano a dare credito a questi tuoi falsi amici, perché io da questo punto di vista in generale condivido molto questo detto di Gesù: o sei con me o sei contro di me. Come dire, l'amico del mio falso amico non può essere mio amico. Questo è un punto fondamentale, no? Non dobbiamo dare credito ai falsi amici e tutta la plettola di persone che in qualche modo, per qualche motivo, gli stanno vicine. A un certo punto bisogna fare come fece Mosè, anche se Mosè non fece proprio questo, quando si aprirono le acque del Mar Rosso, c'è uno spartiacque, bisogna imparare a eliminare, ad abbandonare, tra virgolette, non soltanto i falsi amici, ma anche tutte le persone che li seguono, tutti i filistei, diciamo così. Bisogna dare un taglio netto a tutte le persone che hanno, diciamo, rapporti con questi falsi amici, perché è giusto separare la lana dalla seta, i seguaci vanno lasciati. Bisogna decidere o con me o contro di me, è tua la scelta. E questo è un punto importante. Poi dobbiamo tenere presente alcuni fatti fondamentali. Ci sono diversi tipi di persone che si può incontrare. Intanto una tipologia è l'ignorante. L'ignorante, potresti già essere entrato in contatto con questo tipo di persona. L'ignorante è quello che si lascia abbindolare, ad esempio, da persone false. Avere a che fare con qualcuno d'ignorante è ignorante proprio che ignora, che non sa rapportarsi, le persone cafone, le persone sciampiste, le persone che diciamo vanno eliminate anche queste, cioè scegliere di ignorare gli ignoranti. Sembra un gioco di parole, uno scioglilingua, ma è fondamentale ignorare gli ignoranti. Perché questo, come dire, può anche essere snervante, perché di ignoranti ce ne sono tanti, però è fondamentalmente importante ignorare l'ignorante, perché l'ignorante presenta diversi svantaggi, cioè interagire con gli ignoranti porta iella. L'ignorante è sempre frainteso, è maleducato e sconsiderato. Può danneggiare le relazioni perché non sa comunicare. Poi l'ignorante, più una persona è ignorante, più una persona è portinaia. Diciamo che invidia, ignoranza e essere portinai, cioè essere pettegoli, l'ignorante poi tendenzialmente non si fa neanche gli affari propri, no? Sono quelle persone che mettono sempre il becco, il naso dappertutto, in cose che non li riguardano. Quindi l'ignorante è una delle persone tossiche, diciamo così, che va assolutamente scartata, che va assolutamente tolta dai coglioni, fondamentalmente. Poi un'altra tipologia di persone che secondo me vanno tolte dai coglioni sono le persone cattive consigliere, le persone che portano cattive notizie. C'era quella cosa, no, che diceva: ma perché mi stai lasciando? In fondo io sono stato con te
quando, che ne so, ti è capitata questa disgrazia, poi ti è capitata quell'altra disgrazia, io ero sempre con te, ti è capitata quell'altra disgrazia, ero ancora con te. Ecco, appunto, porti sfiga. I presagisti, diciamo così, il presagio di cattive notizie, le persone negative, trovano sempre un male anche nelle cose positive. Quindi essere in presenza di questa tipologia di persone, anche questo può essere stancante, scoraggiante, può avere effetti dannosi nella vita. Le persone pessimiste, le persone giudicanti, le persone tristi tendono a indebolire la tua energia e a deprimerti, diciamo, no? Perché noi abbiamo un'aura, cioè, come dire, quando noi agiamo, facciamo un movimento, in realtà muoviamo delle energie anche attraverso un movimento fisico, altrimenti non avrebbero senso i rituali, no? Quando parliamo di rituali, per dire, in magia, che facciamo delle determinate azioni, queste azioni sarebbero, se non fosse che muovono energia, sarebbero soltanto una sorta di teatrino, no? Senza significato. In realtà ogni gesto, ogni movimento, quindi anche un gesto rituale, tra virgolette, muove delle energie. E quindi questo è il significato, il vero senso del rituale, come si manifesta il rituale. Quindi questo è molto importante. Quindi le persone tristi, le persone negative, le persone pettegole, le persone giudicanti ti indeboliscono proprio energia e possono anche deprimerti, tra virgolette, con il loro punto di vista pessimista. Potrebbero anche indulgere in discorsi negativi, pettegolezzi o altre, diciamo, cose che di fatto sono malsane. Quindi, tra l'altro, un altro punto fondamentale è i falsi amici, hanno altre caratteristiche che devono essere per cui devono essere assolutamente bannati dalla nostra vita, ma non bannati cercando un confronto. Non serve cercare un confronto. L'importante è scartare totalmente, perché possono prosciugarti emotivamente, possono diminuirti la motivazione o la produttività. Possono diminuirti il divertimento e la loro energia negativa può essere contagiosa. Quindi questo è un punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Tra l'altro, anche se spesso si millantano, diciamo, come persone che sanno comunicare, che sanno interagire, in realtà magari hanno una buona comunicazione fluida da un punto di vista apparente, da un punto di vista dell'eloquio, possono avere una comunicazione fluida, ma in realtà hanno scarse capacità di comunicazione, hanno incapacità, diciamo, di ascoltare attivamente e hanno una mancanza di fatto di empatia, no? E quindi parlano, come possiamo dire, a vanvera. Che cos'è la mancanza di empatia? È una difficoltà o anche talvolta la decisione, il menefreghismo di comprendere e condividere i sentimenti di un'altra persona. Quindi le persone che mancano di empatia di fatto non si connettono mai emotivamente con gli altri e proiettano sugli altri, perché sono le persone che hanno mancanza di empatia, che ti suggeriscono a te cosa dovresti fare, no? Sono le persone che hanno mancanza di empatia, che ti dicono: ah, ma tu dovresti sposarti, ah, ma tu secondo me non sai prendere l'amore, non sai capire l'amore, capire nel senso di capere, di prendere, no? E mentre invece stanno semplicemente proiettando quello che loro non sanno fare, lo proiettano semplicemente su di te. E lo proiettano semplicemente su di te perché poi, se tu vai a vedere, sotto sotto la loro vita sentimentale affettiva è stata sempre basata sull'interesse, è stata esclusivamente basata sull'interesse. Sono persone che dicono che, diciamo, hanno amato o amano qualcuno, ma in realtà, la vera motivazione è l'interesse, perché interesse è anche emotivo, perché da soli non sarebbero in grado
cavare un ragno dal buco, non sarebbero in grado di vivere da soli, non saprebbero, diciamo, cavarsela fondamentalmente. E allora, per il fatto che non sanno cavarsela da soli, si aggrappano a qualcuno dicendo che lo amano, ma in realtà non amano niente, in realtà è un amore totalmente egoista e questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi, le persone che ti dicono delle cose è perché in realtà quelle cose le vivono loro, le proiettano e ce l'hanno fondamentalmente dentro. Questo dobbiamo tenerlo presente, è un fatto fondamentale. Le persone che mancano di empatia sono preoccupate dei propri bisogni e non sanno, non sono capaci di valutare, di pensare come le loro azioni potrebbero influenzare le altre persone. Quindi, a causa di questa potenziale incapacità fondamentale, profonda di comunicare con gli altri, diventano veramente un danno, diventano veramente un peso per tutte le persone che stanno vicine, che gli stanno vicine. E come dice Betticotti, bisogna tenere presente questo: chi ti giudica, chi esprime delle cose, chi ti dice tu dovresti sposarti, tu dovresti fare quello, tu dovresti fare quell'altro, è perché questa è una sua necessità e non è di persone che non sanno vivere l'amore, ma che vivono la relazione semplicemente col fatto che, non essendo in grado di avere, non hanno un'autosufficienza emotiva, non hanno un'autosufficienza pratica, non hanno un'autosufficienza di vita e quindi si aggrappano a qualcuno e sotto, diciamo, le mentite spoglie di dire che lo amano, in realtà probabilmente succhiano il sangue a questo. E difatti, questa tipologia di persone poi perdono, come dire, amicizie. Perdono talvolta amicizie di vecchia data, sia uomini che donne, che si rendono conto di aver avuto a che fare con persone estremamente negative. Uno magari subito ascolta, non ci crede, poi però sente magari la voce di altre campane che dicono che effettivamente queste persone non hanno, diciamo, sono state scartate. Scopri che sono state scartate anche da altri, con i quali avevano magari avuto rapporti già consolidati nel tempo e che alla fine, con ragione, li hanno scartati ed eliminati dalla loro vita. Salutiamo Elena Balocco. E poi salutiamo anche Roxy Rosa. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, no? Quali sono gli esempi, diciamo, gli esempi di cosa comporta la mancanza di empatia? Beh, gli esempi di cosa comporta la mancanza di empatia sono, diciamo, non riuscire a riconoscere le emozioni degli altri, banalizzare le emozioni degli altri, essere giudicanti, ecco, questa è un'altra cosa fondamentale, essere giudicanti o critici nei confronti degli altri, essere egocentrici, considerare solo i propri bisogni. Ah, Bellocco, non Ballocco, Elena Bellocco, sistemiamo, non Ballocco, Balocco, mi ricordavi il paese dei Balocchi, invece Bellocco. Ecco, quindi, e di fatto questa tipologia di persone ha una mancanza di controllo emotivo, e quindi le persone che sono emotivamente incontrollabili potrebbero essere persone difficili per tanti versi, in tante modalità, quindi prestiamo attenzione a questa tipologia di persone, prestiamo attenzione a questa tipologia di persone che si pongono, diciamo, come amici, ma in realtà amici fondamentalmente non sono. E poi dobbiamo tenere presente che nei falsi amici alberga sempre il sentimento dell'invidia. Il sentimento dell'invidia è comune alla specie umana, ma probabilmente è comune agli esseri senzienti, no? Perché magari anche esseri non umani, diciamo, hanno il sentimento dell'invidia. E l'invidia si manifesta in tutti gli ambiti della nostra vita, nelle aziende, con i vicini, con i colleghi. Ci sono tantissime persone invidiose, ci sono tante tipologie di invidia.
Ma che cos'è l'invidia di fatto? L'invidia deriva dalla rabbia, infatti è un sentimento di rabbia per ciò che l'altra persona ha e che tu non hai o che tu credi di non avere, sia in termini di beni materiali, sia ad esempio in altre cose, in successo, in qualcosa che tu non sei riuscito ad avere successo. E questo è un punto fondamentale. Tra l'altro anche la Chiesa, mi sembra fu Papa Gregorio I che incorporò, diciamo, l'invidia nel pantheon del male, diciamo. Forse era l'anno 590, non mi ricordo, però credo fosse stato proprio Papa Gregorio I che mise, diciamo, l'invidia nel pantheon del male. Il sentimento di invidia quindi è presente, diciamo, in tanti personaggi che magari apparentemente si presentano come anche guaritori, ma poi in realtà hanno dei disturbi, se ci pensiamo bene, narcisistici o talvolta disturbi borderline, diciamo, della personalità. La persona invidiosa, diciamo, inizia a stare male, inizia a stare male per ciò che non ha e inizia a cercare di screditare quello che pensa che qualcun altro abbia, che poi non è detto che debba averlo veramente. Quindi quando l'invidia si manifesta provoca, diciamo, provoca dei danni fondamentalmente. E poi se ci pensiamo bene, le persone più incline a un'invidia, l'invidia, sono quelle che hanno dei fallimenti in qualche area o credono di aver avuto dei fallimenti. E diciamo che le persone invidiose hanno un senso gonfiato, di, come possiamo dire, importanza personale. Ecco, questo hanno incapacità di, non tollerano, diciamo, le persone che non li ammirano costantemente, che non li gratificano costantemente, e proprio perché se non si sentono gratificati in qualche modo, se non si sentono ammirati, iniziano a parlare male degli altri, iniziano a sparlare, e quindi iniziano a trattare male, anche a perdere magari delle amicizie proprio in nome dell'invidia. Il sentimento dell'invidia comunque è molto diffuso, non è un qualcosa che vivono poche persone, quindi questo dobbiamo tenerlo presente. Però la cosa fondamentale è liberarsi dalle persone invidiose. Teniamo presente che l'invidia è molto antica, lo stesso Caino, tra virgolette, nell'incontro biblico uccise Abele perché credeva che Dio lo privilegiasse, e poi Dio è l'universo, quindi tra virgolette la persona invidiosa tende di far male, di sparlare all'amico che crede che sia privilegiato dall'universo, privilegiato da Dio, e questo è un punto fondamentale. E l'invidia, essere invidiati comunque, è una delle condizioni che purtroppo tocca tantissime persone. Nel buddismo, ad esempio, l'invidia è una combinazione tra due sentimenti, che è avidità e gelosia, sentimenti che ovviamente impediscono di raggiungere uno stato armonico interiore, quello che nel buddismo viene chiamato nirvana. Per cui nella filosofia buddista, diciamo, le persone invidiose possono rinascere nei mondi inferiori. Infatti, quali sono i mondi inferiori? Beh, sono i mondi infernali, ad esempio, sono i mondi, diciamo, degli spiriti famelici, che proprio sono caratterizzati spesso dall'invidia, e sono i mondi animali, fondamentalmente. Questi sono i tre mondi inferiori dove rinascono gli invidiosi, ma anche lo stesso Dante li ha messi proprio nell'inferno, fondamentalmente. Ma un po' tutte le religioni, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, condannano. Abbiamo visto la religione cristiana con Papa Gregorio, ma anche nell'Islam.
L'invidia annulla tutte le buone azioni, fondamentalmente. E quindi ogni religione in qualche modo considera l'invidia dannosa e tra l'altro fa parte anche dei sette vizi capitali, come dire, nei sette peccati capitali l'invidia è definita come un desiderio esagerato di ciò che una persona non ha ma che ha qualcun altro. È considerato un peccato perché intanto l'invidioso non valuta ciò che ha e vuole prendersi ciò che non ha. E diciamo che la virtù opposta all'invidia è un po' la carità, è un po' la compassione, saper vivere la passione dell'altra persona. Ovviamente ci sono tanti tipi di invidiosi. Spesso i falsi amici, le persone che noi crediamo amiche ma che in realtà sono dei falsi amici, sono gli invidiosi sarcastici, cioè questo tipo di persona, diciamo, ti attaccherà attraverso un'ironia che in realtà è sarcastica, cercando, magari pubblicamente anche, magari con un pubblico formato dai tuoi amici, di mettere in evidenza i tuoi difetti. Farà commenti, tra virgolette, maliziosi, utilizzando un sorriso cinico. Ecco, questa è un po' l'invidia del sarcasmo, diciamo, l'invidio. Oh, un saluto a Culti Abusanti, benvenuta a Culti Abusanti, nonché Adriana Paratore. Quindi l'invidioso sarcastico, diciamo, ti attacca cercando proprio, andando alla ricerca dei tuoi difetti. Cioè, tu puoi aver fatto, ma l'invidioso sarcastico può anche, che ne so, anche se tu sei San Francesco. Un saluto dalla quarantena. Ah, ho capito perché stai in quarantena per le radiazioni, giusto? Non credo che per quello, mi sembra. Facciamo un giro di campana, virtuanti, un giro di campana per la quarantena della nostra paratore, un giro di campana che possa migliorare subito e superare benissimo, al meglio, questa quarantena, la nostra Adriana Paratore. E quindi l'invidia, diciamo, di questa tipologia di persone è quella che va alla ricerca di qualche difetto. Nonostante tu magari possa avere 250.000 pregi, loro punteranno il dito su un tuo difetto, no? Magari, che ne so, guardando un qualcosa dove ci sono tante cose dentro, andranno a focalizzarsi proprio su quella cosa che secondo loro, diciamo, tu hai fatto male o avresti dovuto fare, non hai fatto, e diffondono, diciamo, quindi ai quattro venti fondamentalmente, questa tipologia di persone. E salutiamo anche Betty che dice, a volte sembra, esatto, a volte sembra che offrano il tuo aiuto per poi far vivere nell'affanno. Questa è un'altra cosa interessante. Però l'invidioso sarcastico utilizza proprio questo metodo, no? Quindi fa dei commenti negativi, non ci penserà due volte a prenderti in giro ironicamente davanti a tutti per squalificarti, perché l'obiettivo dell'invidioso sarcastico è quello di squalificarti, no? Quindi se capisce o si rende conto che tu magari, che ne so, hai fatto una cosa che non avresti dovuto fare, oppure loro ritengono, oppure su 200.000 cose positive, è come dire, in modo sarcastico cercano di prenderti in giro davanti a tutti, tra l'altro i tuoi amici o spesso persone che tu gli hai permesso di conoscere, per squalificarti fondamentalmente, ecco, per squalificarti. Questa è un po' la strategia, diciamo, dell'invidioso sarcastico. Ed è sicuramente una sorta di narcisista. Poi ci sono anche altri tipi di invidia, no? C'è l'invidioso diretto, che ti attacca direttamente per farti sentire male. Però questi perlomeno lo fanno direttamente, ti dicono le cose direttamente. Poi ci sono i pessimisti invidiosi.
Ma può essere anche l'amica che prima ti cerca tutti i giorni e poi ti ammali e sparisce, ma spiato le storie là. Certo, sono persone false amiche, ecco, tutte queste persone qua che ti cercano nel momento del bisogno e poi spariscono quando magari non pensano che tu non possa più essergli utile. O parlano male di te, o insomma, e poi magari ti spiano, ma no, magari non si presentano, no, nelle tue live, come dice la nostra Culti Abusanti, ma in realtà le spiano tutte, le guardano tutte con invidia, perché magari tu hai, che ne so, tante persone, loro c'hanno quattro gatti messi in croce che hanno ricevuto poi grazie a te, magari, no? E questo è un po' il fatto, no? Quindi ci sono i pessimisti invidiosi. L'obiettivo dei pessimisti invidiosi, che è ancora un'altra tipologia, è quello di demotivarti ogni volta che tu hai, come dire, che pensano che tu abbia successo, usano espressioni tipo guarda, non voglio scoraggiarti, ma questa è un'altra tipologia ancora. C'è l'invidia competitiva, che le persone che manifestano invidia attraverso una competizione, insomma. Quindi sono competitive le persone che hanno bisogno di distinguersi rispetto agli altri. Di solito sono persone che sono poi anche gelose, ad esempio, dei risultati personali, dei risultati in amore. È l'amica che ti invidia il fidanzato, ad esempio, no? L'amica competitiva che ti invidia il fidanzato. Tu avresti un fidanzato e magari tu hai un fidanzato, è una persona che ti piace, quella te lo invidia. E quindi cerca di fare in tutti i modi per seminare zizzagne. Persone che magari celebrano i tuoi fallimenti, ecco, questa è un'altra tipologia di persone invidiose, ma fanno parte di quella vasta, diciamo, gamma di persone che poi potremmo definire come falsi amici. E l'unico modo per uscirne fuori è rendersi conto di questa tipologia di persone e semplicemente ignorarli, non dargli peso, non dargli energie, lasciarli nell'oblio, farli cadere nel dimenticatoio, che è la cosa fondamentale per gestire questa tipologia di persone che appunto ritieni amiche, ma che in realtà poi si manifesta.